davvero credibile, padrone? Abbastanza per convincere gli altri pigiarin citrulliti ad aiutarmi a realizzare il mio nuovo piano. Non si cascheranno mai, mai! Vedrai con i tuoi occhi! Sapere che vedrai lo spettacolo renderà il mio piano doppiamente divertente! Ehi, pigiamici! Gufetta? E chi se no? Mentre voi eravate alle prese con la pulizia del robot, mi è venuta un'idea per vendicarci di tutti i malvagi della notte! Non sembra qualcosa che potrebbe fare la bella saetta! Beh, ho deciso di smetterla di giocare a fare la bella saetta pennuta! È ora di fare un vero lavoretto da eroe! E come? Ve lo mostrerò! Al gufagliante! Ma come hanno fatto a cascarci? Secondo voi dove siamo? Perché non usi la tua super vista? Ah, già! La mia vista gofetta! Ma cos'è che non va la tua voce? Sarò diventata allergica alle tue sciocche domande! Guardate, laggiù! Cosa? Che cosa ci fate voi tre qui? Che cosa ci fai tu qui, malvagio? Ehi, smettila! Altrimenti nessuno può minacciare Gufetta! Pigiamini, è ora di usare i superpoteri! Ma lui non ha fatto niente! Quello che può sembrare solo un ballo può essere qualcos'altro! Mini ninja, fermateli! Super Pigiamini, alla riscossa! Muscoli da Super Gecko! Super Gatto Velocità! Grazie a questi dispositivi, i carri si trasformano in robot diabolici, controllati solo dalla mia mente. I miei nuovi robocarri domineranno le strade e spaventeranno tutti! Nessuno oserà più uscire di casa, così io conquisterò il mondo! Mentre io solcherò gli oceani come un vero ninja pirata! Ninja che? Ho sempre sognato di diventare un lupo di mare che semina razzie ninja e malvagità piratesche viaggiando attraverso i sette mari! Ma che figura farei se soffrissi di mal di mare e diventassi verde dalla nausea? È per questo che voglio questa barca su sei ruote! Il suo nome sarà la Jolly Ninja! La smetti di blaterare e vai avanti con il lavoro! Occupati del piano di cui mi hai parlato! Ah, sì! Anzi... Oh, 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 mini ninja! Prendete possesso degli altri carri! Veloci! Portiamoli via prima che trasformino anche questi! Combatteremo come l'ultima volta! Insieme! Brava la pennuta, eh? Ma... Ehi! Smettete di litigare! Ha iniziato lei! Non dovremmo concentrarci sul fermare il piano di Romeo! Ma qual è il suo piano? Non so, le falene non hanno capito bene. Lo chiamava Progetto Briciole di Luna. Briciole di Luna? Sembra un biscotto. Comunque sia, tranquilli. Ho seminato Romeo con un trucco. Trucco? È lui che ti ha imbrogliata! Certo che sì! Con il mio indicatore di posizione ho fatto finta di perdervi, ma vi ho tenuti sempre sotto controllo! Portate via il Luna Board e il magnete! Noi fermeremo il robot! Super Gatto Balzo! Ehi! Via dal mio posto! Ai, che male! T'ho
Dobbiamo farlo bene stavolta! Oh, Luna! Hai perso i tuoi poteri, ma nessuno prenderà i miei! Andiamo! Dobbiamo fermare Romeo e il suo piano biscottoso! Lunetta, puoi cercare di non infastidire Gufetta? Oh, ci proverò! Sta calma anche tu, Gufetta! Essere in missione vuol dire saper gestire momenti difficili! Ma è lei la persona... difficile? Ok, ok, ho capito! Fermare Romeo, questa è la missione! Punto primo, dobbiamo smettere di scappare da lui e affrontarlo! Così potremo fermarlo! Mi piace! Per farlo, bisogna trovarlo! Bene! Questo vuol dire... vista Gufetta! No, meglio le mie falene! Come? Con la vista Gufetta vedo tutto! Le falene vedono meglio! Vicino! Ah, Jackie Guizzanti! Non la passerai liscia, Romeo! Oh, invece sì! E adesso viene il meglio! Guarda! Ehi, bambini! Volete fare un gioco? Sì! Oh, bene! Si chiama Romeo Ordina! Ora voglio che prendiate quella lucertola umana! Via! Sì! Smettetela, ragazzi! Non è il momento di giocare! No, io voglio giocare! Allora devi trovarmi! Super Gecko Mimetismo! Gecko! Gecko! Dove è andata quella lucertola? Sono qui, Romeo! E ho anche io un gioco per te! Si chiama... Segui il laboratorio che scappa! Muscoli da Super Gecko! No! Il mio laboratorio! Oh, me la pagherai, lucertola umana! O dovrei dire piccola lucertola lattante! Tu sei il prossimo! Ti ho trovato! Ti ho trovato! Bene! La ricreazione è finita. Allacciate le cinture e torniamo al quartier generale. Ah, io non voglio! Voglio giocare ancora! E questo sarebbe il geniale piano di Romeo. Più veloce, più veloce! Siamo arrivati! Che cos'è questo? Ehi, che cosa vi ho detto? Non dovete toccare niente! Sì! E non saltate! Oh, andiamo, ragazzi! Voi siete dei supereroi! Non avete 2 anni! Ne ho 3! 1, 2, 3! Ho sete! 1, 2, sete! Voglio il latte! Eccolo qui! Ora fate i bravi, va bene? Che strano! Non hanno toccato lo shuttle! Andiamo a dare un'occhiata! Per tutti i rettili! Guardate chi c'è! Sì, molto divertente! Fateci scendere, forza! Perché? Non è bello stare lassù? Io direi di lasciarli così! No! Ehi, ma si può sapere come siete finiti lassù? È tutta colpa sua! Le sue falene mi hanno rubato le palle appiccicose! E i suoi mini ninja mi hanno rubato il Luna Magnete e il Luna Board! Hanno organizzato una rivolta contro di noi! È normale, visto il modo in cui li insultate e li maltrattate! Mi sembra come un film! La vendetta dei ninja falene! Ora però fateci scendere, va bene? Oh no! Sono tornati! Presto, fateci scendere! Ma non ci metteremo certo ad aiutarli, vero? Quei due sono i cattivi, l'avete dimenticato! Avanti, Gecko, siamo eroi, aiutiamo sempre chi è in difficoltà! Oh, i ninja falene fanno sul serio! Attenti! Tranquilli, ragazzi, ci penso io! Muscoli da Super Gecko! Super Pigiamini, noi siamo ancora qui! Sì, giusto! Bisogna farli scendere! La situazione è pericolosa! Ali da Super Gufetta! Super Gatto Velocità! Ecco, siete salvi! Contenti? No! Quegli infidi ribelli hanno ancora le nostre cose! Se sono vostre, allora andate a riprendervele! Stai scherzando? Ma non hai visto quanti sono? Indizio
numero uno. Cresce nell'acqua e nell'aria risplende. Il suo sbocciar da questi due elementi dipende. Ah, un altro indovinello! Qualcosa che ha bisogno di aria e di acqua per sbocciare. Un fiore! Sorvolerò la zona per cercarlo. Vado! Uno splendente fiore di loto! Sì! Bravissima! Grazie! Forte la mia discesa in picchiata! Niente male, eh? Mi sto divertendo! Qual è il prossimo indizio? Una specie di mappa del tesoro ninja e una stella ninja in un punto preciso! Meglio trovarla prima che i mini ninja distruggano la città! Le mie super ali saranno utili! O dovrei dire... super utili! Chi è la grande gufetta? Io! Trovata! La stella ninja! Forza, ragazzi! Dritti per Main Street e poi a sinistra! Ah, aiuto! Che spavento! Dunque avete capito il primo indizio! Fortuna del principiante, non vincerete mai! Ah, se solo i mini ninja avessero le ali! Oh. Hai notato che i mini ninja non stanno neanche provando a capire gli indizi? Sì, si limitano a seguirci. Perché pur di vincere tentano di imbrogliare. Andiamo! Sei sicura che sia il posto giusto? Assolutamente sì! Super gatto velocità! Dentro non c'è! Chissà, forse è sotto? Siamo arrivati prima noi! Super gatto velocità! Muscoli da super gecko! Sì! Gecko, che stai facendo? Dov'è il mini robot? Qui, con i colori dei pyjama masks! Ti piace stare qui? Ha guardato altre foto, controllato i nostri velivoli, esplorato il quartier generale... Esplorato il quartier generale? E se Romeo dovesse tornare a controllarlo? No, l'abbiamo noi il suo telecomando. Ne ha costruito un altro. È molto più grande. Ma lui vuole stare con noi. Quando quell'aggeggio sarà attivo non potrà più scegliere. Dovrà obbedire ai comandi di Romeo, che gli ordinerà di distruggere la nostra base. Distruggere la nostra base? Se vogliamo tenerlo con noi, dobbiamo evitare che quel telecomando funzioni. Ma se Romeo riuscisse a telecomandarlo, noi contrasteremo i suoi comandi con questo. Cioè un telecomando contro l'altro? Beh, meglio di niente. Andiamo! Ok, ma... Sì, lo so. È bella la gatto mobile. Credo che ci convenga prendere in squadra Pyjama Robot. Secondo te Romeo riuscirà a telecomandarlo? Spero di no. Ma dobbiamo assicurarci che Pyjama Robot rimanga uno dei nostri. Jackie guizzanti. È enorme. Resta qui, piccolo. Bene. Allora, Gatto Boy, tu con la tua gatto velocità... Oh no! È attivo! Sta per... Telecomandare qualcosa? No, ho soltanto generato un buon vecchio campo di forze. Ma ti abbiamo sentito dire che... Un super telecomando per robot. Sì, fa parte del piano come il mio mini robot, che è così carino e adorabile. Sapevo che l'avreste voluto con voi, e così... Ho costruito un finto telecomando che mi è servito soltanto per ingannarvi! Super Pigiamini! Super Presa Rettile! Huh? Ma che succede? Pigia Robot! Agile come una pantera e più veloce di una... lumaca? Gatto Boy Gecko, che ci succede? Fantastico!
i pigiamini senza poteri, il che significa che posso fare e prendere tutto ciò che voglio. Bisogna tornare al quartier generale! Seguiteli! Mentre voi prendete tutti gli edifici! Voglio tutta la città! Pigia Robot mi ha chiamata! Ha fatto qualcosa con l'archivio delle foto! C'era una specie di enorme cristallo! Cristallo? Mai visto niente del genere! Forse è per questo che abbiamo perso i poteri! Per qualcosa che... Ha combinato Pigia Robot! Forse non è ancora pronto per diventare un super pigiamino! Ma che cosa state aspettando? Prendeteli! Non possiamo entrare! Non abbiamo i poteri! Le porte non si aprono! Pigia Robot! Aspetta, Gatto Boy! Ha provato a chiamarmi, ricordi? Qualsiasi cosa abbia combinato era soltanto per aiutarci! Ne sei convinta? Benvenuti, miei pelosi amici! Ma prima permettetemi di presentarvi la mia incredibile macchina trasforma pupazzi! Padrone. Salve, salve, sono il tuo pupazzo. Voglio dire, inverti, inverti! Questo non è mai successo, è chiaro? Ora, dov'ero rimasto? Oh, sì! Sono proprio intelligente! Ecco perché sta rubando i pupazzi di tutta la città. Li trasformerà in pupazzi parlanti di Romeo! Oh, no! Che cosa hai detto, Gatto Boy? Dicevo... che dobbiamo nasconderci dietro il laboratorio e prenderlo di sorpresa! Buona idea! Dobbiamo fermarlo subito! Andiamo! Che cosa c'è? No! Eh? Salve, salve, Pigia Masks! Preso! No! Il signor mio, no! Questo è il nome che io gli darei se fosse mio, cosa che ovviamente non è! Oh! Quindi non ti dispiacerà se lo trasformi in qualcosa di più carino? No! Pigia Robot, fra 3, 2, 1... Pronti al lancio! Ok! Pigia Robot, avvia la trasformazione! Adesso! Fermata la luna. Vediamo cosa può fare questo giocattolo. Sicuri che sia necessario arrivare lassù? Voglio dire, se quello di lunetta è solo un bluff, stiamo lasciando incustodita tutta la città. Non possiamo rischiare, Jaco. Che cosa ne è del tuo spirito d'avventura? Sarà emozionante. Chissà che ci aspetta lassù. È proprio questo il problema. Ok. Jaco, hai già impostato la rotta? Jaco? Eh? Ah, sì. La rotta è tracciata. Tutto a posto.
Sarà tutto completamente diverso quando sarò sulla Luna. Con i nuovi poteri nessuno potrà più fermarmi. Neanche i super pigiamini. Oh, che strano, un razzo a forma di totem. Un momento, cosa? Squadra di mini ninja, siete pronti? Oh oh, pronti a fare cosa? Pronti per la partita finale per la quale ci siamo allenati finora! Spiaccicare il vostro quartier generale e bloccarlo per sempre! Oh no! Hanno preso la gatto mobile! È il momento dell'eroe! Gatto Boy, con la tua super velocità ferma i mini ninja sulla strada mentre Gecko raggiungerà il quartier generale! Spazziamo via questa spazzatura! Gecko, usa la super forza per deviare le palle appiccicose! Ricevuto! Muscoli da Super Gecko! Non restate lì fermi come tanti bambolotti babbei! Se non riuscite a passare dal cancello, passate oltre il cancello! Gatto Boy, presto, in difesa! Gecko, utilizza il mimetismo! Maldestrici trulli! Ci penso io! E con un bel tiro, quartier generale, addio! Pensaci tu, Gecko! È finita! Ah, ecco! Mi serve qualche suddito fedele che mi veneri! Beh, utilizza quella bacchetta e fa comparire i tuoi sudditi! No, non funziona così, palla di pelo! Immagina se tutti quelli che conoscete e amate fossero forzati a diventare qui sulla Luna miei sudditi per l'eternità! Non ci contare! Ah, sì? E chi è che mi fermerà? Tutti noi! Davvero? E allora buona fortuna! Sono qui! Non vi preoccupate, vi faccio uscire da lì in un attimo! Super Gecko mimetismo! Sta attento, Gecko! Ehi! Chi va là? Allontanati, Gecko! Beh, guarda un po' chi c'è! Oh, che meraviglia! Presto potrò mettere in mostra la mia raccolta di super pigiamini in questa mia splendida fortezza! Spero che la tua nuova casa ti piaccia, Gecko! Aspetta! Come sarebbe a dire? È molto semplice! Tu e i tuoi amici sarete mostrati ai miei fedeli sudditi come il mio più grande premio! Fedeli sudditi? Lasciamo perdere! Ora, fermo lì, lucertolina! Oh, no! Non mi lascerò catturare! Lo vedremo! Corri, Gecko, scappa! Gufetta, puoi darmi un passaggio? Sicuro! Ora fammi atterrare dritto su quella palla! Piano! Oh! Bene! Ecco! Bravo, bella idea! Mentre tu ti occupi di questa, vado ad aiutare Gecko! Padrone, sta fermando la palla, Oh no! Bene, palla gigante! Siamo solo io e te! Fatti sotto! Muscoli da Super Gecko! Ci vuole la super presa rettile! Gecko! Thank you.
bene, Geco? Solo un pochino di vertigini. Forse non è così vero che possiamo gestire ogni cosa. Palla fuori combattimento! Gatto, vai attento! Ottima mossa, pigiamini! Ma fermate questa! Dirette al quartier generale! Oh, avevate detto che potevate gestire ogni cosa! Una palla era una sfida! Voi, super pigiamini, non avete la minima idea di che cosa ho in mente di fare! Ma prima, facciamo un po' il giochino del... Vieni a prendermi! Scalerò l'edificio e lo catturerò! Mi spazzerò via col mio vento da super gufetta! Gatto, vai alla riscossa! La super gatto velocità salverà la situazione! Bell'atterraggio, micetto lesto! Eccoti qui! Che cos'ho che non va? Non ero certo quello che finisce su un albero! Sta tranquillo, va bene! Devo fare sul serio e dimostrare quanto valgo per tutti i baffi! Ora ho la più veloce e rimbalzante squadra di malvagi mai esistita! Basta giocare, ninja della notte! Ma è una cosa seria! I miei mini ninja non sono solo rimbalzanti, sono ladri rimbalzanti! Ruberanno ciò che voglio! Strumenti per rendere i miei mini ninja sempre più forti! E tutto l'occorrente per dipingere dei bellissimi ritratti del sottoscritto! Avevi detto che era una cosa seria! E tutti i fumetti del maestro Feng! Ogni singolo fumetto! Entrate in azione! Voi super pigiafesti non li catturerete mai! Li spazzerò via di nuovo col mio vento da super gufetta! Trasporterò tutti quei cosi rimbalzanti con i miei muscoli da super geco! Muscoli da super geco! Vento da super gufetta! Gatto, vai alla riscossa! Una palla lunare! Ciao, pigiamini! Che state combinando? Non dire nulla! Il solito giro di perlustrazione per combattere il crimine notturno! Invece a me sembrava che stesse andando in un posto preciso! No! Noi stavamo solo facendo un giro! Dobbiamo tenerla lontana dal museo! Magari... mostrandole qualche mossa! Forte! Ehi, Lunetta! Vuoi giocare? Va bene! Che cos'ha questa palla? Energia lunare! Non riesci a prenderla, pennuta? Ha preso la scossa! Fate presto! Geco! Sulla collina, a triangolo, le statue sistemate saranno. E a mezzanotte, la notte del gatto inizierà. Questo modo di parlare sa un po' di vecchio. Questo libro deve essere stato scritto centinaia di anni fa. E se fosse solo una favola? La gatto Abi... Gatto Abi... Hai sentito anche tu? Voci di gatti del passato. Lo sapevo che era vero. La mia gatto velocità sarà 5 volte più forte. Potrò vedere al buio. Otterrò dei baffi super sensibili. Parlerò l'antica lingua del mio golio. Esiste una lingua del genere? Oh? Certo che esiste. Prendi le statue. Nascondile! Super pigiamini, che state facendo? Niente di speciale, vi guardiamo giocare. Vuoi provarci tu, gatto boy? Oh, veramente adesso non posso, gufetta. Sono impegnato con la... gatto abilità. Magari vuoi fare una partita tu, Geco? Io? Non lo so. Sembrerebbe... elettrizzante.
E dopo potrò conquistare il mondo! Niente super pigiamini! No, se non troviamo un modo per fermarlo! E che vorresti fare esattamente se ogni volta ti rimando indietro? Addio, pigiapesti! Così non vale, Romeo! Forza, torniamo indietro e sconfiggiamolo! Questo ti ha già messi nei guai la prima volta! Perché hai tutta questa fretta? Sì, non abbiamo un piano. Sei partito all'attacco e ora siamo finiti al punto di partenza. Dobbiamo restare uniti. Romeo stava per fare del male a quel gatto. Dovevo fare qualcosa. Ora andiamo! Sta fermo dove sei, Romeo! Di nuovo voi? Robot, butta via la spazzatura! Nessuno butta via i miei amici! Aspetta, Gatto Boy! Gatto Boy, fermati! Super Gatto, velocità! Funziona, telecomando! Che hai combinato? Non era questo che intendevo con restare uniti! È tempo di rispedirvi indietro da dove siete venuti, pigiapesti! Beh, ancora qualche piccola modifica e il mio raggio riavvolgitore sarà finito! Proprio come voi, super pigiamini! Ancora un tentativo, ragazzi! Vedrete! Questa volta ce la faremo! No, essere frettolosi non aiuta! Dobbiamo trovare un altro modo per affrontare Romeo! Gufetta ha ragione! In fondo non sappiamo ancora niente di questo raggio riavvolgitore! Non c'è tempo! Se completa il marchio ingegno saremo davvero nei guai! Andiamo!